Finalmente il Movimento 5 Stelle ha gettato la maschera. Con l'emendamento approvato l'altro giorno in Commissione Giustizia al Senato per chiedere l'abolizione del reato di clandestinità, che ahimè è passato col beneplacito del governo, anche i grillini, diciamo, hanno gettato la maschera e possiamo finalmente chiamarli diversamente comunisti. Questa idea, che è sempre stata tra i punti principali dei movimenti dell'estrema sinistra, oggi è portata avanti alla Camera, al Parlamento, proprio dai parlamentari del 5 Stelle. Ci rammarichiamo del fatto che anche la sinistra, quella più moderata, e anche il centrodestra, nella fattispecie il PDL, abbia sostenuto questa ipotesi, questa legge, questa proposta. Solo la Lega ha votato contro. Siamo gli unici che difendiamo gli interessi della nostra terra e della nostra gente. Il reato di clandestinità c'è e deve rimanere, c'è in mezza Europa, c'è nei principali paesi dell'Unione Europea, c'è in Germania, c'è in Francia, c'è in Spagna, c'è in Olanda ed è recentemente stato introdotto addirittura anche in Arabia Saudita, che con l'Europa non c'entra niente, e c'è anche e soprattutto nel Vaticano. Quindi non si capisce perché non debba esserci anche in Italia. Noi siamo di fronte a un bivio. O capiamo che prima viene la nostra gente e che non possiamo accogliere 5 miliardi di poveri di tutto il mondo, o altrimenti ci troveremo di fronte alla distruzione, alla disgregazione del tessuto economico, sociale e produttivo della nostra terra. Noi pensiamo che se vogliamo accogliere qualcuno lo possiamo fare, ma le regole devono essere certe. E quelle sono le regole che sono scritte in maniera chiara e precisa all'interno della Bossi-Fini. Si entra solo con un lavoro e si entra solo con la residenza, fermo restando che prima arriva la nostra gente. Poi, se c'è posto, forse possono arrivare anche tutti gli altri.